Tutti noi lo conosciamo come Walter White, il protagonista indiscusso della serie TV Breaking Bad. Ma il criminale Heisenberg è solo l'apice di una faticosa carriera spesso avara di soddisfazioni. Scaviamo nella filmografia di Bryan Cranston e scopriamo quali ruoli si celano nel suo passato. Nato a Los Angeles nel 1956, Bryan Cranston era il secondogenito di una coppia di attori squattrinati. Gli stenti economici portarono il padre ad abbandonare la famiglia e questo trauma ha avuto una certa importanza per il futuro rapporto del figlio con la recitazione. Vincendo infine la paura di un destino di povertà e insuccessi, Cranston, a quasi 30 anni, comincia a partecipare a diverse serie televisive, con ruoli minori in serie TV come La Signora in Giallo, Babylon 5 e X-Files, dove incrocerà per la prima volta il creatore di Breaking Bad, Vince Gilligan. La notorietà arriva solo nel 2000 con Malcolm, sitcom dove Cranston è Hal, padre sempliciotto e insicuro di Malcolm, il bambino prodigio protagonista interpretato da Frankie Muniz. Apprezzata da pubblico e critica, Malcolm viene rinnovata per 7 stagioni, andate in onda tra il 2000 e il 2006. Non aiutato da un fisico aitante o da una faccia particolarmente memorabile, Cranston ha sempre affidato all'intuito la scelta dei ruoli da interpretare, piuttosto che sceglierli in base al cachet. Questo lo porta a collaborare con alcuni tra i più importanti autori al mondo, come i premi Oscar Steven Spielberg per Salvate il soldato Ryan e Steven Soderbergh per Contagion, fino a Ben Affleck, che l'ha diretto in Argo. Senza dimenticare le partecipazioni a film indipendenti divenuti poi successi di pubblico e critica, come The Lincoln Lawyer e Little Miss Sunshine. Dopo decenni di parti minori, finalmente la svolta. Vince Gilligan lo vuole a tutti i costi come protagonista per un suo nuovo progetto, Breaking Bad, scontrandosi con i produttori, che avrebbero voluto John Cusack o Matthew Broderick. Cranston ha creato con grande cura il personaggio di Walter White, diventando parte fondamentale dell'ideazione del personaggio e imponendo alcune scelte che lo hanno reso iconico, come i baffi sfoggiati dal professore di chimica. Walter White è quindi uno degli antieroi più amati del piccolo schermo e tra le altre cose ha permesso all'attore di conquistare l'Emmy come miglior attore protagonista per 3 anni di fila. Archiviati Breaking Bad e una breve parte in Godzilla, l'attore ha messo anima e corpo nella pellicola L'ultima parola, la vera storia di Dalton Trumbo, una performance di grande livello, tanto da essere premiata con una nomination all'Oscar. Il futuro di Cranston è pieno di impegni sia su piccolo che su grande schermo, anche se tutti attendono il ritorno di Walter White, stavolta però nello spin-off Better Call Saul, incentrato sulle vicende dell'avvocato Saul Goodman. Dopo l'assenza del suo cameo nella prima stagione, Gilligan l'ha praticamente promesso ai fan per la seconda. Non resta che aspettare.